Signori, no, benvenuti in questo nuovo video. E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il valico del Macerone. Abbiamo recuperato anche Nico con la 1290. Sandrone sta prendendo le passe dal Paoletto e adesso ce ne andiamo finalmente ad ignorare sul valico del Macerone. Mamma mia, sti ciclisti! Bravi, fatevi a destra! Bravi! Ci stiamo godendo questo bellissimo giro turistico oggi! Ah, ci voleva proprio un bel giretto in mezzo alle montagne. Stiamo andando verso Caiazzo, penso adesso. Come avevo detto prima, ragazzi, dovevamo essere 8 moto, ma ognuno scende la domenica con la propria visione di quello che vuole fare, e io onestamente scendo la domenica per godermi i posti, i viaggi, senza dover per forza scannare. E secondo me l'importante è riconoscere anche le proprie necessità. Se voi prediligete una guida più conservativa, non dovete per forza ammazzarvi per cercare di stare dietro alla gente. Che bello. Aia, adesso ci siamo sentiti con gli altri e a quanto pare abbiamo deciso di ricongiungerci. Poi ci vediamo a Capriati. Non ci resta altro che fare questi 30 km. Speriamo che le strade siano interessanti. Raga, sta iniziando a diventare interessante questa strada per raggiungere gli altri. Un po' di panorama, un po' di verde. Ecco là. Speriamo che ci fanno superare. No, non ci fottono, si stanno facendo a destra. Bravi, bravi ciclisti. Bravi ciclisti. Delinquenzo già sta ignorando. Bella sta strada. Si è fermato a fare la pipì. Ok raga, ricongiunti col gruppo e ci godiamo queste curvette prima del valico. Si è oscurata anche un po' la giornata. Raga, siamo ufficialmente sul valico del Macerone. Non so se la GoPro ha registrato il cartello con su scritto valico del Macerone, appunto. C'è qualche gocciolina? Sta piovendo? Bene, bene. Molto bene. Bello questo curvone. Ci stiamo facendo praticamente cullare da queste curve. Stairway to Heaven, Passo Macerone, secondo me per gli smanettoni e per gli amanti del ginocchio a terra e tanta roba. E onestamente è la prima volta che faccio questo Macerone, tra l'altro anche nel giorno più sbagliato, perché non ho dormito granché, quindi ci sto andando abbastanza cauto. Adesso ci siamo persi di nuovo insieme a Sandrone. Come mi piacciono questi paesaggi forestali. Le camere spente. Io però il lago non lo vedo. No, non lo vedo. Che begli alberelli verdi. Valico di Rioniero Sannitico. C'è
facciamo pure questo esperimento con la camera frontale. Ora stiamo andando sul lago di Castel San Vincenzo, cerchiamo un punto di ristoro per mangiare una cosa al volo. Terreno a terra. Vediamo, fa due foto qua. Bellissimo sto lago. Raga, siamo saliti su a cercare un posto da mangiare, però non c'è assolutamente niente. Vai, sei la bagnata, sei la fortunata. Allora, ah, tutti con le mani sporche, vai. Signori, sono attolito. Andate, tanti auguri. Tanti auguri. Lore, dammi la candelina. Lore, dammi la candelina. No, non sono piatto. È illegale. Buono, buono. Alla prossima, Nico. Grazie. È duro. Signora. Non signora, si ignora. Solito maestro azzardo. La strada di ritorno da Roccaraso regala sempre panorami suggestivi. Probabilmente sul canale vedremo anche una nuova rubrica che vedrà coinvolto anche un altro partner del canale. Quindi per non perdervi nulla, iscrivetevi, attivate la campanella e passate le vostre giornate su questo canale a guardarvi i video. Punto, perché ve l'ho detto io. Business, business. Ragazzi, comunque commentate qua sotto nel video possibili mete per il ponte del 25 aprile. Probabilmente fra le più probabili c'è il Campo Imperatore, però scrivete qua sotto nel video dove volete che portiamo il signore qui davanti a delinquere, a portare la malinquesta. Raga, noi ci siamo fermati per una piccola pausa caffè all'autogrill Sarni a San Nicola. Adesso ci aspetta un'altra mezz'oretta di autostrada per tornare a casa. Per questo video è tutto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete mi piace, attivate la campanellina e scrivete nei commenti delinquenzo libero. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao.